passato il primo tempo, ora cosa mai verrà? Avete visto bene qui la storia, come va? Tutto è mistero e non ci sembra vero, ma è un mistero. Che cosa gira nella testa delle donne? Chi mai lo indovinerà? Ci sono state navi che affondano nel mar e padri infuriati con la figlia da educare. C'è una zia che crede di essere bella ma è un'arpia e vuole sbarazzarsi in fretta della nipotina e comandare lei. Corri, salta, salta, balla e poi caschetti, trap e polka, valzer lento e tamure per gente matta che rimbalza da caucciù ma che non schiatta fino a che si pare su. E questo è il teatro e voi pagate per vederci rimbalzar. Brava, così, no, accidenti, non mi sono ancora abituata a queste due gambe, non pensavo fosse così difficile camminare. Ecco, l'abbiamo lasciato qui l'altra volta, chissà se si ricorderà di me. Ma come potrebbe, era svenuto, chissà se avrò la fortuna di rivederlo ancora. Sono sicura che un modo per farmi riconoscere lo troverò. Ragazzi, no. Ehi ragazzi, ragazzi andiamo. Era qui, sono sicuro. Ancora? Ma ci siamo salvati per botta di fortuna dalla morte in mare a star dietro alle manie di questo che cercava una donna dove neanche c'era. E ancora siamo qui a cercare sulla spiaggia. Sento. 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 Che è qui vicina. Oh, ritagli. Questo non ha problemi di cuore. Ha problemi di naso. Io lo so che è qui. Oh, vostra maestà. Eccolo, è lui. Devo farmi vedere. Adesso ci penso io. Eccomi, maestà. È lei. La riconosco. Che sventolo! Sei tu la voce che mi ha salvato? Sono la voce che non poteva non salvarti. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Ariel, come la brezza del mare che smuove le onde ai prati, e tu? Io sono il principe Christian, figlio del re e futuro re del regno di Favolandia. La vera favola è averti incontrato. La vera favola è far diventare una favola realtà. E come si fa? A volte, con una canzone, nei musical, funziona sempre. No. Chiara, sei la dolcezza della sera, la mia mano che scrive in cielo a te ti amo. Un mattino complice il cuore clandestino, sì, è questo il mondo che vorrei. Emozione che si trasforma in canzone, guerriero che ti rapisce sul destriero, fallo un monte fino a scoprire l'orizzonte, sì,
il sereno nuovo aprì. Vorrei sapere che per sempre dove andrò, con la tua mano nella mia ti troverò. Non voglio niente dalla vita, sai perché? Da ora voglio solo e solamente te. Ariel, vieni. C'è un regno che non vede l'ora di conoscere la sua nuova regina. E io non vedo l'ora di diventarlo. Con te ovunque. Palla, che ci fai qui? Oh, non capisco. E lui chi è? Perché è vestito così? È una lunga storia, te la racconterò. Ma io voglio saperla adesso. Palla, che ci fai qui? Torna da mio padre, eh? Ma non parla? Anche troppo. È che mangia come una balena e quando corre un po' gli sparisce il fiato. Sono i momenti migliori. Già, dovrebbe dimagrire un po'. Ehi, principino! Ah, gli è tornata la voce? E adesso sono totali nostri. Ehi, porta corona in prestito da papà! Dov'è che porti Ariel? Palla, non intrometterti! Tu sta zitta! Perché io ho avuto l'incarico di essere il tuo tutore! E ora tu mi abbandoni per questo pesce lesso qui? Eh no, cara mia, perché io ci rimetto le squame! Ma quante storie! Mio padre passerà! E poi gliel'avevo detto! Io non voglio più vivere sotto il mare! Sotto? Il mare! È una storia lunga, te la racconterò! Ma io voglio saperla adesso. Ancora? Ma non hai, che ne so, un gabbiano da spennare? Bello! Che idea! Gabbiani! 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 Sì. Sì. Ariel, vogliamo andare? Ariel, vogliamo andare? No! Voi, anzi, tu non vai da nessuna parte. E tu? Fai quello che ti pare, sali su una nave, butta, ti affoga! Maledetto il giorno che ti abbiamo salvato! Cosa? Che intendi dire? È una lunga storia, te la racconterò. Ma io voglio saperla adesso. Ma voi chi siete? Cosa c'era? Uno sconto al mercato del pesce? Palla, non insistere. Io vado con Christian. Oh, proprio un povero Christian. No, cara mia, tu non vai da nessuna parte finché non lo dici a tuo padre, perché lui lo vorrà sapere da me e io non dirò nulla, nulla! Ma mio padre lo sa già! Certo, non mi sembra che tuo padre lo sappia. Invece ti ho detto che lo sa perché... Che... Ariel! 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 Papà? Papà? È una storia lunga! Ce la dice dopo! Ecco, adesso la frittura è fatta. Da quando hai le gambe degli umani? Da quando ho deciso di averle? E chi è stato? Palla! Maestà, ma è possibile che ci sia sempre di mezzo io? Chi è stato a dare le gambe mia figlia? Io no, faccio fatica ad avere le mie. E allora chi? Tu non avevi le gambe? Oh. Ah, ho capito, è una storia lunga, me la dici dopo. È stata vostra sorella, maestà, Brigida! Sei stata dalla zia Brigida, quella che vorrebbe detronizzarmi. Che? Farlo fuori. Oh. Sono andata da chi poteva aiutarmi ad incontrare l'uomo della mia vita. Ariel, tu non devi avere un uomo, tu sei una sirena! Tu sei cosa? Principe! E allora? Forza, torna in mare ed io ti trasformerò in sirenetta. Io non tornerò proprio da nessuna parte. Torna a casa. No! E 1, 2, 3, 4! No! Ti ripeto, è chiaro! No! Non cercare!
Visto, te lo dicono anche loro. Te lo dirò per l'ultima volta, Ariel. Torna a casa. E io non te lo ridirò più, no! Ma Ariel, dai su, vieni giù con noi nel mare, molla questo frolloccone e vieni con noi che ci divertiamo tantissimo. Ma va via anche tu, spia e ciccione. Io non sono ciccione. Ah no? No, sono diversamente magro, tiè. Ebbene, così hai deciso. Ricordati che non ti libererai facilmente di noi. Tu sei una sirena e non lo puoi dimenticare. Ovunque andrai, stai pur certa che ci sarà qualcosa che ti seguirà e sarà la mia ombra. Va bene. Va bene cosa? Starò attenta alla tua ombra. Io per ora vado con Christian. Ariel, no! E invece sì. No. Ciao. Ebbene, così l'hai guardata, Maestà, sarebbe stato più facile guardare un tornado. Tu dovevi starne dietro. Sarebbe stato più facile star dietro a un tifone. Ti avevo dato un incarico, palla! Gli incarichi, maestà, si danno solo quando non si riesce a risolvere i problemi da soli. Che cosa vorresti dire? Che era compito vostro educare Ariel. Le figlie ascoltano i padri, non i maestri. Quando si cerca di lasciare l'educazione solo ai maestri, i figli poi se la danno a gambe. Questo non me lo doveva fare. Se scopro che qui qualcuno a corte sapeva qualcosa, gliele do io le gambe degli umani. Annodate al collo! Ma perché? Perché un genitore deve avere sempre il dubbio di aver fatto bene o no? Ma se ho sbagliato, dove ho sbagliato? Ma figli si nasce! Genitori, no! Suonano alla porta, ma... ma chi è? Chi è? Se non apriamo non lo sapremo mai, Siamo noi. Se suona il campanello presto non sai mai chi è. Se suonerà due volte apri subito perché c'è posta per...
deve essere bello e prezioso. Io non farei lo schizzinoso e con un grazie lo prenderei. L'ambasciatore non porta pena, ma ti porta dei bijou. Ringrazierà il tuo fondo schiena, non star lì a pensarci su. C'è posta per te, c'è posta per te, c'è posta per te. Tua, 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 c'è posta per te. E voi due chi siete? E siamo i postini, posta e celere. E che cos'è? Un nuovo servizio? Consegniamo i regali più preziosi, siamo i più affidati. Maestà, questo è per voi. E da chi? Cosa nasconde questo regalo? No, 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 non mi fido delle cose che arrivano per posta, via! E perché mai? È una grossa occasione. E poi non si rifiuta mai un bel regalo così. Beh, in effetti pare brutto, ma chi devo ringraziare? Posso mandargli un biglietto? Oh, non serve, e riferiremo noi. Basta il pensiero. Beh, allora vorrà dire che lo indosserò subito. Senza aspettare un attimo. Beh, un bracciale, che bello. Adoro i bracciali, però bisogna vedere se è della mia taglia, perché non è facile con queste braccia. Beh, che dire, è veramente... Maestà, chiamate i soccorsi! Cosa è accaduto? Maestà! Fatto? Fatto! Passavo di qui per caso, vero? Che te? Oh, cos'è successo, mio povero fratello? Tesoro! Tesoro! Non sta bene? Si è sentito male. Sarà stata la sorpresa per un così bel regalo. Oh, io che volevo chiedergli se gli era piaciuto. Ma certo che gli è piaciuto. Non ha retto l'emozione. Ehi voi, scanse fatiche, che fate? State lì a guardare? Portatelo via! Non vedete che sta male? Oh. Ed ora che Tritone non c'è, chi si occuperà del regno? Ma ovviamente la sua erede designata. Ma chi, Ariel? Accidenti! Ariel non è più nel mare, ha scelto la terra. Ma allora? Non rimane che... Sì! Adesso la regina del mare sono io, l'unica, l'irrinunciabile, l'indistruttibile, l'incandescente, meravigliosa Brigida. Ma cosa è successo qui? Ops, è già successo tutto. Toki si rivede. La guardia del corpo di Ariel. Beh, ora può fare la guardia solo alla sua pancia, visto che il corpo di Ariel ha scelto altre spiagge. Ehi, 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 state calmi, perché non appena... Si risveglia Tritone, vi tritta a tutti! Non rallegrarti troppo, tesoro. Non si risveglierà. Dormirà per molto tempo. Per tutto il tempo che gli rimane, un sonno lunghissimo. Maestà, ma che vi hanno fatto? Le sembrava questo il momento di mettere dei gioielli? Potete liberare la corte da questo rotolo di grasso? Oh, senti chi parla! Io non sono grassa! Sono diversamente magra. Allora siamo della stessa taglia! Comunque, accompagnatelo fuori. Adesso qui comando io. E non ho bisogno di avere attorno gente fedele al vecchio re. Io sono la novità, io sono il futuro, io sono il domani, vero? Qualcuno di voi è legato ancora al passato re? Il vecchio re? No! Chi lo conosce? Che cosa? Figliacchi! Lo sapevo! Cambiano i governi, ma i ruffiani non cambiano mai! Tesoro! Mandami una cartolina. Ed ora insediamoci nel regno di Tritone, ex re del mare! Ora tutte le onde dovranno inchinarsi davanti a me! Regina! Brigida! Thank you.
che bello! Sono così felice come non lo sono mai stata. Ecco, appunto, come non sei mai stata in passato. È quello che vorrei sapere. Io non so niente di te e del tuo passato. Ma cosa serve un passato quando si ha un così bel presente? È vero, ma uno sposo deve pur sapere qualcosa della sua sposa. Hai ragione, ma noi non siamo ancora sposati. Ma lo faremo presto, per cui dovrai pur dirmi qualcosa. Mio padre, il re, vorrà sapere chi sposo, di che casata sia la mia amata, che natali abbia. Qualcosa gli devo pur dire. Vedo che a voi le sorprese proprio non piacciono, eh? Solo a Pasqua. Per il resto, vorrei saperne un po' di più. Ariel! Ariel! Vedi, sono così innamorato di te che sento le voci, sento il tuo nome nell'aria. E che nell'aria ci sono i rompiscatole, palla, cosa vuoi? Ariel, vieni, devo parlarti, urgente! Non vedi che sono impegnata? È urgentissimo, vieni! No! Ehi, ma con chi ce l'hai? Niente. Un altro segreto. Dai, vieni! Va bene, Christian... Ho deciso che ti dirò tutto di me. Oh, finalmente. Da dove cominci? Beh, pensavo di dirti un po' di cose alla volta. Dai, facciamolo con un gioco che ho imparato da bambina al mare. Hm? Da bambina andavi al mare? E dove? Ti ho detto che lo facciamo con un gioco. Ok, ci sto. Che gioco? Allora, va a cercare 5 conchiglie diverse tra loro. Appena le avrai trovate, me le porterai e per ognuna potrai farmi una domanda. Ah, interessante. E tu da bambina giocavi così? Sì, perché? Non so se sono intenzionato ancora a sapere qualcos'altro. Oh, va bene, vado. Mm-hmm. Vado. Palla, che cosa c'è di così urgente? Una cosa c'è, ma prima dimmi, come stai? Sei felice? Felice? Io sono felicissima. Ogni giorno quando si alza il sole penso a lui e gli dico così: imparerò che la felicità sei tu. E scoprirò che non mi serve niente più. Ora sei tu per me, il sole all'alba già, la terra nuova da scoprire. Felice come non sono stata mai, solo a sentire la voce, il respirare, il tuo dolce camminare, la mano per accarezzare. Chi pensa a lui e non lo lascerà andare in altri mari. Vai, via col vento e il buio, sì, ti leggerà. Con te l'amore è semplicità. Beh, mi pare di capire che te la spassi, eh? Proprio quello che cercavo da anni. E hai fatto bene, Ariel. Ognuno nella vita deve fare quello che deve fare. Eh? Sì, sì, hai fatto benissimo. Hai lasciato che il regno andasse avanti per conto proprio, ognuno per sé e così via. E tu sei contento che io sia qui? Contento? Contentissimo! Sono contenti tutti. La regia va avanti anche sotto gli ordini di Brigida. Brigida? Ah, sì, Brigida, tua zia. E ora lei è regina del mare. Brigida la regina? Ma che dici? Strano che tu non lo sappia. Lo sanno tutti. Vabbè, ora vado. Lo sanno tutti che...
che tuo padre si è gravemente ammalato e tua zia ha preso il suo posto nel mare. È uscito anche sul Corriere della Seppia, edizione straordinaria! Mio padre sta male, e perché non me l'hai detto subito? Non mi sembravi molto interessata a lui. Hai fatto la tua scelta e hai fatto bene, brava! Dimmi subito come sta, è grave? Credo di sì, visto che non si risveglia da molto. E da quando? Da quando te ne sei andata. Ma deve essere successo qualcosa, perché Brigida si è autoproclamata regina, visto che mancava la legittima erede al trono. Che tu. Cosa sarà mai successo a mio padre? Cosa? Non lo so! Oh, ma perché in famiglia avete questa idea in testa che devo sempre sapere tutto? Devo fare qualcosa. E perché? Che te ne importa di tuo padre? Gli hai detto no, basta, lascia che si arrangi. Ma cosa stai dicendo? È mio padre, io gli voglio bene! Ah, sì? Sì. E gliel'hai mai detto, Ariel? Non di recente. E glielo vorresti dire ora? Glielo voglio dimostrare. Tornerò da lui. E quel calamaro che ti vuoi sposare? Non lo so, ma devo salvare mio padre. Ecco che torna ai raccogli con Kili. Eccomi, Ariel! E che ci fa qui lo scoglio rosso? Christian, devo dirti una cosa. Una? Ma ho girato dappertutto per trovare 5 conchiglie diverse. Adesso me ne devi dire 5. 5. Mi chiamo Ariel. Sono la figlia del re del mare. Sono una sirenetta. Avevo la coda prima di avere le gambe. Devo tornare nel mare a salvare mio padre perché è stato spodestato da mia zia Brigida Medusa. Fico! No, non è come dici tu. Devo andare a salvare mio padre perché è in pericolo di vita. E non so se ce la farò, perché la magia che mi ha tolto la coda da sirena non so se me la ridarà. Preferisco rischiare di morire piuttosto che perdere mio padre. Vuoi dire che non tornerai mai più? Voglio dire che non potrò tornare. Mi sarà impedito, capisci? E i nostri sogni? Continua a sognarli tu. E pensami se potrai. I sogni a volte... Ariel, dove vai? Ariel, per una volta devo dare ragione al cozzo qui. Tu non hai più la coda e non è vero che potrai riaverla. Tua zia ti ha imbrogliato, una volta persa non si riacquista più! Non posso non tentare! Ho già dato troppi dispiaceri a mio padre e lo devo ripagare. Ariel, fermati! Ariel, dove vai? Nel mare, da mio padre. Sento che l'amore per lui mi aiuterà. Quel che si era pensato, e Ariel Tritone ha preso e ha mollato. La vita qui nel mare può dirsi un buon appare, se sai come tramare e sai far ben tremare. Il padre, la figlia, che lotta di famiglia, si lascia, si piglia, tutta la parapiglia. Si è realizzato, sì, il nostro piano B, che porterà del panico nell'atmosfera rigida, perché il piano B è il nostro piano rigida. Sì, B. Di agire di pugnale, speciale, regale, davvero eccezionale. E invece ha preparato uno splendido bracciale, l'abbiamo consegnato, il piano è terminato. È vero che il pesce fa tutti intelligenti, e noi che siamo furbi e molto intraprendenti, l'abbiamo consegnato, il piano è terminato. L'abbiamo consegnato, il piano è terminato. L'abbiamo consegnato, il piano è terminato. Yeah! Ciao. Guarda chi c'è. La figlioletta fuggitiva. Oh. Che cosa è successo a mio padre? Ah, niente di che. Sembra morto, ma nulla di grave. Che cosa gli avete fatto? Siete stati voi due. Noi? Noi non abbiamo fatto nulla. Gli abbiamo solo fatto un regalino e lui non ha saputo resistere. L'avete avvelenato con questo bracciale. Non è suo e non gliel'ho mai visto prima. È inutile affannarsi. E poi sul libretto delle istruzioni c'è scritto che può toglierlo solo colui o colei che l'ha regalato. E chi è stato? Sono stata io. Zia. Nipotina adorata, allora sei tornata. È durata poco la tua storia d'amore. Lasciamelo dire, quella coda non ti dona proprio. Sono stata costretta a tornare. È opera tua questa? Una piccola cosa, tesoro. Era ora che prendessi il posto che mi spettava. E se ti spettava, perché non c'eri tu?
Perché tuo padre è un tritone e non una medusa. E il potere è sempre nelle mani dei tritoni. Noi meduse dobbiamo stare a casa a fare copriostrica. Beh, non fa per me. Era ora che il mare diventasse mio. Mio padre era il re e doveva continuare ad esserlo. Oh, certo, ma lui si è, diciamo, ammalato. Tu hai scelto di stare con un affare a due zampe. Non restavo che io. La regina qui sono io adesso. Non credo proprio, sai. Adorata nipotina? Non sarai mai tu la regina del mare. Adorata nipotina piccolina. Dimmi subito come si toglie quel bracciale. Adorata nipotina piccolina e cretina. Io non ti dirò proprio nulla. Io sono la regina ed intendo rimanerlo. Ariel, questa non molla. Credimi, mollerà, mollerà. So che mio padre mi sente. Mi ha aiutata ridonandomi la coda e mi aiuterà a fare un incantesimo. Uno solo, forse è l'unico che farò in tutta la mia vita. Ma papà, ti prego, aiutami tu. Se mi aiuti vedrai che tutto tornerà come prima. Sì, tutto, anch'io. Pensi ti abbia sentito? Sono sicura di sì. Adesso segui me. Cara zia! Che è? Mi arrendo. Oh, lo sapevo che eri una ragazzina di cervello. Hai ragione, il regno spetta a te. Ma come tutti i reali devi fare una dichiarazione ufficiale alla corte. Come? Ma come non lo sai? È nelle regole di tutti i regnanti. Un discorso ufficiale per dire seriamente: ora comando io. Ah, è un'ottima idea, lo farò di sicuro. Ora? Ora, che ci vuole? Non ci vuole nulla. Farò vedere a tutti che qui si cambia, che si rovescia tutto, che anch'io sono una pesciolona seria. Popolazione del mare, attenzione. Ecco il mio discorso ufficiale che dimostrerà a tutti voi l'aria nuova che tirerà nel regno da qui in avanti! Papà, aiutami tu, intensamente. Facciamo sentire al nostro popolo l'aria che respirerà d'ora in poi con questa prepotente al trono. Pesce lanterna, una luce tutta per me. Ah, grazie, caro. Voi non sapete cosa sanno fare le donne così, prenderemo il mare con un semplice ad una che cicciona non si dà nessuna soddisfazione, la credi un'impicciona che riesce a fare solo confusione. Col principe, eh? Chi si resiste qui? Questo è uno tsunami, che schifo! Tu, smorfiosetta, sei stata tu! Togli subito questo maleficio! Non posso regnare in un posto dove non si respira più! Ah, 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 maleficio contro maleficio. Cosa? Giammai! Buon regno, allora. Non so quanti sudditi riusciranno a resistere a questo buon profumino. Altro che aria nuova! Qui scapperemo tutti in cerca di aria buona! Noi andiamo, non riusciremo a resistere ad un altro proclama. Andate, andate, chi se ne importa di voi due, io tutto... Certe cose non si fanno! Ma quale non si fa? Questa è una figura per conto! No, ma quale scandalo! Ma quale scandalo!
Aspettate, non crederete certo che sia stata io. Una signora medusa come me non fa certo di queste cose. Villani! Oh, per tutte le balene sento arrivare un mancamento. Fritto, misto, reggetemi! Anche voi due, traditori! E va bene, tenetevelo voi il vostro re. Ma ti prego, Ariel, togli subito questo maleficio, sto per svenire. No, no, no. No, Ok, un attimino che... Ecco, ecco, fatto. Brigida, ma che ci fai qui? Passavo e stavo andando. Come non detto... Non passi mai per caso, tu. Papà! Ariel! Papà, come stai? Bene, 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 benissimo. Ma che cosa è successo? Parla! Cosa è successo? Non è colpa sua. È stata tutta colpa mia, maestà. Niente che non dipenda da me. È stata colpa mia se sono arrivati questi due che vi hanno portato... un bracciale che vi ha fatto cadere a terra come morto. È sempre colpa mia se è arrivata questa panzona che ha fatto il maleficio al bracciale e ha preso il vostro posto. Ed è sempre colpa mia se sono andata a recuperare Alien sulla nave col principe e la corona e l'ho convinta a tornare indietro. Ed è sempre colpa mia se è arrivata Alien e ha fatto il maleficio malodorante che ha costretto questa qua a togliervi il bracciale. Ed è colpa mia tutto, tutto. È sempre colpa mia. Sempre. No, 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 no. Bravo, meglio, così ti voglio, colpevole, sempre! Ah sì? Sì, sì, palla, così devi essere, uno che sbaglia, ma che fa? Quelli che non fanno niente non sbagliano mai, però non sono utili a nessuno. Papà, sono contenta di rivederti in salute. La mia piccolina. Il mio paparino. Brigida? Sì? È vero, hai ragione. È tempo che anche tu possa regnare e avrai il giusto scettro per il regno che meriti. Fritto, misto, prego. Grazie, caro, non dovevi. E voi due? Cambia il vento, cambia il verso della bandiera. E il tuo vento non è proprio quello che aspettavamo. Vero? Bene, questo sarà il tuo nuovo scettro e con questo potrai, no, anzi, dovrai girare per tutto il palazzo reale e pulire. Dovrà essere tutto uno specchio nel quale ti rifletterai per vedere... quanto sei bella. Oh. Dovrai farlo tutto il giorno, tutti i giorni. Devo? Devi! Oh, sempre così con noi donne. O te la tiri, o la tiri la cera. Oh. Bene. E tutto torna come prima. Già, tutto come prima. No, 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 no. Maestà, non vedete che Ariel è triste? Già, come mai? Venire qui le è costato molto. Ha dovuto sacrificare una persona per lei importante, per una persona che riteneva ancora più importante. Il suo papà. Povera Ariel. Papà, devo andare a finire una cosa che ho lasciato a metà. E dove? Non temere, torno subito. Torno! Maestà, io la seguirei. Sì, sì, però non facciamoci vedere, No. Andiamo. Christian. Ariel, sei qui. Non potevo non parlarti. Sei venuta per restare con me. Non posso. Ho fatto una scelta dolorosa e non potrò tornare mai più. Che intendi dire? Credimi. Mai più. Ma come farò a dirti addio? Non avrei voluto dirlo mai. Quando il sole dentro non c'è più, il cielo calerà tra noi. Scorderò quando eri mio, e il mio respiro eri tu.
Visto, maestà? Visto. Io ho visto che Ariel è stata vittima della legge del mare. Queste leggi. Ma cosa dico? Io sono il mare. Le leggi le faccio e le disfo. Come? Non posso costringere mia figlia ad essere triste per una legge che non ha alcun significato. Soprattutto se fa del male a chi si ama. Non penso di capire bene, 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 maestà. Capirai, palla. Capirai. Potere del mare. Vieni a me. Non esiste legge, in cielo, terra o mare, che possa impedire l'amore. Quando c'è l'amore, è l'amore che comanda. Le leggi si possono cambiare, si devono cambiare. Grazie, papà, grazie. Non pensare di esserti liberata di noi, eh? Saremo in mare ad aspettarti. La tua voce, quella che doveva cantare l'inno del mare, ci chiamerà e noi arriveremo. Ariel... Mi lasci? E ora chi dovrò inseguire tutto il giorno? Chi dovrò sgridare tutto il giorno? Chi mi manderà sempre a quel paese? Vabbè, per quello ci pensa sempre tuo padre. Non piangere, pallino mio. Noi non ci mancheremo mai, perché noi ci saremo sempre. Non è la vicinanza che fa l'affetto, è l'affetto che avvicina. E noi saremo sempre vicini. Ariel, hai visto? Ho sognato i nostri sogni. I sogni a volte. I sogni diventano realtà, una realtà di sogno. Ora sì che siamo pronti per sposarci e sarà un matrimonio che verrà celebrato qui sul mare, perché è una storia d'amore che è nata in mare e qui dovrà continuare.